Buongiorno a tutti anche da parte mia. Allora, cerchiamo di vedere adesso come funziona Magic da un punto di vista della comunicazione. Andremo a vedere com'è la gestione in Magic dell'invio dei corrispettivi, parlando dell'aggiornamento, delle varie possibilità, di come gira la comunicazione, le stampe che possono essere utili e di come si può fare l'invio telematico della comunicazione. Altra cosa fondamentale è che vi troverete a che fare con una gestione che già conoscete, perché l'agenzia ha mantenuto la stessa struttura telematica della comunicazione transfrontaliere, oppure quella delle comunicazioni native che conoscevate in precedenza. Quindi stessa struttura del file telematico, stessa logica di gestione, stesso meccanismo di gestione degli annullamenti e delle rettifiche. Per cui su questi aspetti diciamo che non mi soffermo perché do per scontato che ormai li conosciate, ci avete sbattuto il nasino. Allora, parliamo di aggiornamento. Com'è che può essere aggiornata la comunicazione con rispettivi mensili? Possiamo avere aggiornamento contabile, quindi abbiamo registrato i corrispettivi in prima nota di Magix e andiamo a fare l'aggiornamento in comunicazione, oppure tramite file telematico, quindi c'è la possibilità di importare un file telematico predisposto tramite specifiche ministeriali fornite dalle agenzie, quindi deve essere quello ministeriale, non un qualsiasi file telematico, e dal frontespizio vedremo che è possibile fare l'importazione. È prevista sempre la possibilità di gestire manualmente i dati relativi ai corrispettivi mensili, quindi vado in gestione e inserisco i corrispettivi. L'aggiornamento della contabilità avviene tramite specifica funzione del modulo e il vantaggio è che permette un aggiornamento massivo, singolo ma anche massivo della comunicazione, a differenza invece di quello telematico che è per forza singolo. Attenzione che è possibile anche fare l'aggiornamento di contabilità dal singolo frontespizio della comunicazione tramite la solita icona di aggiornamento, Smile F7, dove possiamo fare l'aggiornamento singolo. Cosa implica? Lo diceva già Roberto, che non è più possibile registrare, ad esempio, per i semplificati in modo cumulativo i corrispettivi del mese e non è possibile registrare in contabilità i corrispettivi oltre il termine di invio telematico. Sono cose che abbiamo già detto. L'aggiornamento da file telematico avviene direttamente dal frontespizio della comunicazione. Quindi ho generato la comunicazione, vado nel frontespizio, smile di aggiornamento e mi escono le varie opzioni, tra cui l'aggiornamento da file XML. Diamo prima un'occhiata a quello che è l'aggiornamento contabile, che probabilmente è quella casistica più diffusa. Quindi siamo nel modulo, nuovo modulo, comunicazione corrispettivi mensili, che è nell'area fiscale, ovviamente. Andiamo sull'aggiornamento e attiviamo l'aggiornamento. Ci sono alcune cose da sapere prima di effettuare l'aggiornamento. Due ve le ha già dette Roberto, cioè vedete il punto 2 e il punto 3, cioè il fatto che l'anagrafica deve essere abilitata e devo aver inserito le date per cui effettuare l'aggiornamento. Inoltre, devo utilizzare delle causali che siano corrette, per cui quella classica che conosciamo di gestione corrispettivi, la tabella standard numero 5, va bene perché non ha barrato quel check che avete visto poc'anzi di esclusione da comunicazione corrispettivi mensili. Quindi questi sono i corrispettivi che vengono aggiornati. In più vi dico anche che è bene dare un'occhiata alle tabelle dei codici IVA perché anche in questo caso serve aver compilato il campo relativo alla natura. Sono i codici esenti, non imponibili, non soggetti dai 600-799, probabilmente li avete già posto per le altre comunicazioni che avete stato inviando, ma diamoci comunque un'occhiata. L'iter operativo consigliato, quindi quali sono i passaggi che devo effettuare per arrivare a fare l'aggiornamento? Inserisco i corrispettivi in contabilità, quindi come sono abituato con la funzione veloce tramite calendario piuttosto che direttamente in prima nota, faccio l'aggiornamento. L'aggiornamento crea in automatico la comunicazione e, come per gli altri fiscali, tra virgolette, salva negli allegati del frontespizio quello che è il report di stampa dell'aggiornamento contabile. Quali sono le condizioni tali per cui l'aggiornamento va a buon fine? Vi abbiamo detto prima, devo aver abilitato il soggetto all'invio telematico dei corrispettivi, quindi siamo in contabilità, anagrafica contribuenti, dati generali, dati annuali, e
e che il periodo oggetto di aggiornamento sia compreso nelle date iniziale e finale dell'anagrafica. Dicevo che ogni volta che faccio un aggiornamento, il programma elabora un diagnostico di controllo che evidenzia eventuali errori o possibili stranezze presenti nella comunicazione. Quindi mi dice se c'è qualcosa che non ha funzionato durante l'aggiornamento. È bene sapere che l'aggiornamento massivo, comodo per chi registra i corrispettivi in contabilità e ovviamente funziona per anagrafiche che ho abilitato, non opera se il contribuente ha già attivo una comunicazione per la quale è già stato fatto un aggiornamento in contabilità. Quindi in tal caso mi esce nel diagnostico degli errori contribuente già aggiornato, quindi dovrai cancellare la comunicazione e rifare l'aggiornamento oppure entro nella comunicazione, frontespizio, smile F7 e aggiorno da contabilità singolarmente. In caso di aggiornamento da file XML, cioè se la comunicazione è stata in precedenza aggiornata attraverso import del file XML che il mio cliente, azienda, mi ha inviato per poter fare poi l'invio all'agenzia delle entrate, non posso fare l'aggiornamento da contabilità, quindi non possono andare insieme in combinazione l'aggiornamento da contabilità e l'aggiornamento da telematico, o uno o l'altro. Quando lancio l'aggiornamento mi si apre questa maschera di elaborazione, dove, a parte le date di elaborazione, l'anno di imposta è quello proposto nel 2019, il programma, in base alla data di sistema, mi propone la scadenza più congrua. In questo momento, vedete, siamo a settembre, quindi propone come scadenza presentazione S08, data presentazione, quindi movimenti di agosto, data fine presentazione, ultimo giorno presentazione, 30 settembre 2019. Troverete le scadenze da S7 a S12, che sono le sei scadenze dell'anno 2019. Nel 2020 troveremo da S1 a S6. E l'aggiornamento, dicevo, può essere fatto per tutti i contribuenti, per selezione oppure per periodicità mensile piuttosto che trimestrali. Quali sono i corrispettivi che vengono esclusi dalla comunicazione? Intanto quelli, l'abbiamo visto prima, che hanno utilizzato, per i quali ho, che li ho registrati utilizzando una causale corrispettivi che ha il cerchettino di esclusione. Quelli registrati con una causale definita come fattura articolo 22, quindi che nella tabella causale di contabilità hanno flag su articolo 22. E tutti i movimenti di corrispettivi che sono stati registrati utilizzando una causale con compilato una qualunque scelta relativa al regime del margine. Quindi non fatevi trarre in inganno dall'immagine che ho scelto, che non è solo il movimento di scarico regime globale, ma qualsiasi causale che ha abilitato il campo regime del margine, perché in questo caso i corrispettivi vengono letti direttamente dal registro di scarico del margine, non dalla prima nota. Alcune casistiche particolari di aggiornamento che è bene sapere è che se il programma intercetta che non esiste nessun documento presente, vuol dire che, qual è il caso? Ho abilitato l'anagrafica in archivio, ho inserito le date, non ho inserito nessun corrispettivo, faccio l'aggiornamento, il programma non trova nessun documento, quindi mi crea la comunicazione come esonero convalorizzato N, nessun documento presente, quindi se ne accorge e mi avvisa e non mi lascia neanche fare ovviamente l'invio telematico di una comunicazione di questo tipo. Idem se esistono solo scritture di corrispettivi che sono escluse. Ho registrato solo con causale esclusa. Anche in questo caso viene creata una comunicazione barrata di esonero. Il diagnostico degli errori può evidenziarmi, ad esempio, che esiste già una comunicazione per la quale è stato fatto l'aggiornamento contabile, piuttosto che, attenzione sempre quando fate questi aggiornamenti, che non deve essere presente nessuno in prima nota contabile per quel contribuente, idem nel modulo regime del margine. Sono tutte situazioni tali per cui il programma scarta. Caso particolare, se esistono corrispettivi con totale 0, vuol dire che ho fatto delle variazioni di corrispettivi col segno meno, le stesse vengono rappresentate in comunicazione, quindi viene generata la comunicazione
E l'operazione viene rappresentata senza valorizzare né l'imponibile né l'imposta, ma solamente l'aliquota e o la natura, se fosse un'operazione di quelle che richiedono la natura. Vi dicevo poc'anzi che quando effettuiamo l'aggiornamento, il programma crea il diagnostico, il report, non il diagnostico, il report con le operazioni che rientrano nella comunicazione e questo report viene salvato negli allegati, nel frontespizio della comunicazione. In questo caso gli allegati vengono evidenziati in giallo perché presentano un documento al loro interno. All'interno cosa serve questo report? Serve per fare un controllo con i dati di prima nota, tant'è che i dati vengono esposti per progressiva attività e al loro interno ordinati per serie e protocollo, perché ricordo che l'aggiornamento è unico, quindi se poi si più attività, l'aggiornamento è unico, ma nel report trovo i corrispettivi divisi per attività, serie e quant'altro. Peraltro, se avessi anche movimenti del regime delle margini, questi vengono stampati in calce al report per evidenziarli. Quindi c'è sempre la possibilità di fare un controllo. Questo esempio l'avete visto prima con Roberto. Qui sono nel caso, per ribadire che è rilevante, non ci perdo più di tanto tempo, ma è molto rilevante le date che vado a inserire, sono molto rilevanti le date che vado a inserire nell'anagrafica perché sono quelle che guidano l'aggiornamento in contabilità. Guardiamo il secondo esempio che riprende un po' il 20 settembre di Roberto, io, il mio è il 15 settembre. Cosa mettiamo come data finale? 14 settembre. Così vi abbiamo messo alla prova, vediamo se poi avete capito il funzionamento. Ci sono invece dei casi particolari di aggiornamento che è bene trattare, anche se sono casistiche di nicchia, però se vi capita il caso, giusto per non inciampare durante il percorso, è bene conoscere perfettamente come funzionano queste situazioni. Soggetti multiattività, articolo 36. Dunque, dicevo che la comunicazione è elaborata con riferimento a tutte le attività esclusivamente sul contribuente principale. Quindi l'obbligo, la barratura, deve essere impostata sul contribuente principale. Questo discorso vale anche per quelle casistiche ancora più articolate di liquidazione IVA congiunta. Quindi, ad esempio, quando mettiamo insieme attività professionale con attività di impresa, col giochino della liquidazione congiunta, dobbiamo sapere che l'abilitazione all'invio della comunicazione va fatta sull'anagrafica corrispondente all'attività principale. Inoltre, complichiamoci la vita, perché fino a qui era semplice, in presenza di più attività, soggette all'obbligo dei corrispettivi, per le quali non si è provveduto all'attivazione del registratore telematico su tutte le attività obbligate, nel campo data finale dell'anagrafica contribuenti dovrò inserire quale data, quella del giorno precedente rispetto alla data in cui avviene l'attivazione del registratore telematico per l'ultima attività obbligata. Vediamo un esempio, se no diventa difficile spiegarlo solo a voce. Abbiamo un contribuente con tre attività. Diciamo che non è stato molto veloce sul pezzo nell'attivazione dei registratori telematici e attivato in tre momenti diversi nelle tre attività il registratore telematico in tre date diverse. Per l'attività principale è stato veloce 27 giugno, per la prima attività secondaria 23 agosto, per la seconda attività secondaria 16 di settembre, che quindi rappresenta la data dell'ultima attivazione. Dicevo poc'anzi, lo trovate sottolineato anche qui a destra, nell'anagrafica, quindi vado nell'anagrafica del contribuente nell'anagrafica, attività principale, modifica, dati generali, dati annuali, abilito, che data devo mettere come data finale di aggiornamento? Il giorno precedente rispetto alla data di ultima attivazione. Quindi l'ultima è 16, metterò il 15 di settembre. Quindi il programma aggiornerà fino al 15 di settembre. Oppure se questa data non è conosciuta, è ovvio che lascerò 31-12 perché a questo punto aspetto che il cliente mi avvisi. Ma come funziona l'inserimento dei corrispettivi di queste tre attività? Quindi come dobbiamo compilare i corrispettivi in Magix? Allora, per il mese di agosto, io vi ho messo uno specchietto dove trovate attività e
data attivazione al registratore telematico. Per il 27 di... Allora, ribadisco che qui c'è 15 settembre, quindi il programma cosa si aspetta? Si aspetta di aggiornare i corrispettivi fino al 15 settembre. Andiamo ad agosto, devo evitare che i corrispettivi registrati finiscano con nella comunicazione corrispettivi, quindi devo fare attenzione perché devo registrare l'intero mese di agosto con la nuova causale, quella che abbiamo creato in automatico con la 2507. La secondaria scade, viene attivata il 23 di agosto, quindi fino al 22 agosto causale corrispettivi ordinaria classica per l'aggiornamento alla comunicazione. Dal 23 di agosto, che è il giorno di attivazione, quindi da qui in avanti è il mio cliente che comunica, devo utilizzare la nuova causale con l'esclusione barrata. Per la seconda secondaria, scusate il gioco di parole, 16 settembre. Posso registrare l'intero mese utilizzando la causale ordinaria, che per noi è la classica 5 da tabelle standard. Andiamo a settembre. Sempre per la principale, stessa logica, nuova causale, tutto il mese con la nuova causale di esclusione. Secondaria, che attiva il 23 agosto. Idem, l'intero mese con la nuova causale di esclusione. Perché devo continuare a fare questo ciclo? Perché fin tanto che ho di mezzo un'attività che aggiorna ancora la comunicazione, le altre attività, se hanno corrispettivi, devono essere registrate con una causale che è l'esclusione, perché dicevo che l'aggiornamento è unico sul soggetto principale. Quindi la secondaria registrerà l'intero mese con la causale ordinaria 5. Perché non mi devo preoccupare di cambiare causale? Perché la data finale dell'obbligo, 16 settembre, abbiamo detto che abbiamo messo 15 settembre, quindi qui, definisce la data limite fino alla quale l'applicativo aggiorna la comunicazione. Ottobre semplice, perché tutte le attività possono essere registrate, siamo già oltre, utilizzando la causale 5, in quanto la data finale dell'anagrafica è 15, quindi già Magica ha capito che dal 16 in avanti non deve più aggiornare la comunicazione. Quindi posso registrare tranquillamente con la causale che conosco bene.